Un cordiale saluto amici, benvenuti da Stefano Ghetti. Si allontana verso la Francia il vortice che in queste ultime 24-48 ore ha portato un generale peggioramento sulle regioni, soprattutto del nord. È arrivata la pioggia, sono arrivati i temporali, ci sono state anche delle grandinate, insomma tutto era stato previsto, questa ondata temporalesca che questa volta, a differenza dei giorni scorsi, ha interessato appunto soprattutto le regioni del nord. Adesso si sposta questo vortice. Il tempo comincia a dare segnali di miglioramento, il sabato sarà una giornata decisamente soleggiata per gran parte del paese, sì, non mancheranno un po' di nubi sparse, questo grazie ad una temporanea rimonta dell'alta pressione che ci regalerà non solo un sabato, dicevo, piuttosto soleggiato, ma con temperature anche in deciso aumento e un respiro anticiclonico di matrice africana contiene all'interno di esso ovviamente aria piuttosto calda, le temperature aumenteranno. Soprattutto al sud e sulle isole maggiori, attenzione, in Sardegna addirittura potremmo avere temperature simili estive con valori anche prossimi ai 26-27 gradi. Tutto poi si dovrebbe, diciamo, confermare anche per la giornata di domenica, anche se attenzione, al nord arriveranno già di nuovo dei temporali, soprattutto tra il pomeriggio e la sera, per effetto di un nuovo cedimento dell'alta pressione, una nuova perturbazione che comprometterà probabilmente a spasso un po' per tutto il paese le giornate di lunedì e martedì. Ovviamente attendiamo conferme in merito. Come dicevo però, attenzione alle temperature che faranno registrare inizialmente un aumento e poi domenica chiaramente, se arriveranno questi temporali a nord, cominceranno di nuovo un po' a calare le temperature al settentrione. Ci aggiorniamo nelle prossime edizioni. Per ora è tutto, a più tardi.